Ciao a tutti bambini! Oggi per la Bottega dei Racconti leggeremo insieme questo bellissimo volume che è la Libreria Volante di Dante. Dante ama le storie. Le storie lo tengono al caldo di notte. La sua porta di casa è una libreria che lo ripara dal vento. La grotta in cui vive Dante è piena zeppa di libri. Gli piace leggerli ad alta voce perché tutti possano ascoltare. Dante legge ogni giorno di tutto. Legge libri sul pattinaggio e su Re Artù, sull'elettricità e sulla pasticceria. Legge libri sui ragni e sulla danza classica e anche sulle tecniche di Kung Fu. Quando il sole tramonta, Dante legge alla luce di migliaia di lucciole, anche perché alle lucciole piace ascoltare storie. Nelle serate più calde, invece, spiega le ali e vola tra le nuvole per leggere al chiarore della luna, lassù. Vicino alla grotta di Dante c'è un paese. Ogni tanto lui ci fa un salto, ma è sempre tutto vuoto e silenzioso e non c'è nessuno a cui leggere una storia. Allora Dante torna a casa e legge libri sulla ginnastica, poi aiuta i pipistrelli a costruire un trampolino, infine fa un sonoro sbadiglio, stiracchia la coda e si infila sotto le coperte con un tè al gelsomino. Dorme sempre circondato da centinaia di fumetti e sogna i vichinghi come un bambino. Un giorno, in riva a un ruscello, Dante incontra un pescatore. «Cosa sei?» strilla l'uomo tremante come un fuscello. «Sono Dante!» dice Dante e gli porge la mano. «Sono un drago, amo i libri e vivo in una grotta poco lontano!» Ma l'uomo abbandona la lenza e scappa di corsa. Allora Dante torna a casa e dà una scorsa ai suoi libri di musica. Poi aiuta i topolini a formare un gruppo rock. Il giorno dopo, in una fattoria, Dante incontra una contadina. «Cosa sei?» strilla la donna con la voce in falsetto. «Sono Dante!» dice Dante e le porge la mano. «Sono un drago, faccio il manager di un gruppo rock e mi piace il balletto!» Ma la donna urla forte e scappa di corsa. Allora Dante torna mogio a casa e legge libri sullo spazio. Poi aiuta le lucciole a creare costellazioni come le stelle del firmamento. Il giorno dopo, in un bosco, Dante incontra una bimba. Ha i capelli rossi e lucenti, del colore delle foglie, e sta leggendo un libro, arrannicchiata sotto un albero. «Chi sei?» chiede la bimba saltando su in piedi. «Sono Dante!» dice Dante e le porge la mano. «Sono un drago, amo le stelle e giocare a volano!» «Io adoro i draghi!» esclama la bambina e gli stringe la mano. «Ho letto di te in questo libro che parla di un paese lontano!» Elena racconta a Dante di remote isole selvagge, di caccia al tesoro e pirati fuori legge, pipistrelli della frutta, di acrobati e di spie internazionali. Dante racconta a Elena di mangiafuoco e di cavalieri, di circhi, di formichieri, torte di mele, canti natalizi e di decorazioni floreali. Elena e Dante si sentono fatti di storie. Storie con inizi entusiasmanti, svolgimenti emozionanti e lietissimi finali. Storie che parlano di gente diversa, di come farsi nuovi amici e di luoghi eccezionali. Decidono di condividere i loro libri preferiti con più persone possibile. Perciò si mettono d'impegno ed escogitano un piano infallibile. Con l'aiuto dei topolini sollevano uno scaffale e lo legano ben bene perché resti bloccato in verticale. Poi prendono un divano, delle torte e dei fumetti da appendere ad uno spago e creano una piccola libreria sbilenca tra le ali del drago. Infine è il momento di salire a bordo. Elena trattiene il respiro, i topolini si stringono l'un l'altro. Le lucciole sussultano e i pipistrelli incrociano le zampette. Dante prende la rincorsa e comincia a correre più veloce che può.
Si precipita giù per la collina e spalanca le ali contento, poi decolla verso il tramonto con il favore del vento. Dante atterra con la sua libreria volante nel bel mezzo del paese. «È il drago!» strilla il pescatore. «È un mostro!» urla un altro spaventato. «Si chiama Dante!» gli grida Elena con lo sguardo infuocato. «Noi due insieme abbiamo creato questa libreria con i volumi della sua grotta. Dante è bravo, intelligente ed allegro. Ed è mio amico!» Segue un breve silenzio. Dante struscia le zampe nella strada ammutolita. «Piacere di conoscervi!» saluta i presenti. Sono tutti impietriti e lo ascoltano attenti. «Abbiamo un mucchio di storie per voi, se volete. Venite a trovarci, non ve ne pentirete!» Le lucciole illuminano gli scaffali, i pipistrelli fanno la ruota sui ripiani e i topolini, dopo essersi schiariti la gola, cantano in coro. Gli abitanti del villaggio si avvicinano curiosi e montano sul drago tra quei libri misteriosi. Dante prende fiato mentre Elena offre la torta. Poi racconta di scienziati dell'Antartide e di Sparta. Sussurra leggende di draghi e dà la ricetta del tiramisù. Tutti ascoltano le sue storie e ne vogliono sempre di più. «Forza, vogliamo!» esclama allora Elena, tra lucciole danzanti e pipistrelli acrobati che sfoggiano mosse di kung fu. Tutti si stringono l'un l'altro e Dante si alza in volo per leggere al chiarore della luna, lassù. Ecco, questo era un bellissimo volume della libreria volante di Dante. Ci vediamo alla prossima storia con la nostra bottega dei racconti. Ciao bambini!